Guarda che bell'asfalto. Questo è veramente, ecco, mi trovo qua e rifacciamo un buon confronto. Qua abbiamo l'evoluzione della specie, l'evoluzione dell'asfalto. Guarda quante tipi di toppa. Questo è lo strato originario, poi si è intervenuto con tipo toppamento, qua un altro tipo di asfalto per toppare, un altro qua, guarda quanti ce ne stanno, no, qua, oh. Teoria e tecnica dei toppamenti e dell'asfaltatura della variabile. Vedi? Allora questa qua sarebbe collaudata, sicuramente collaudata. Quindi qua sotto cosa c'è? Ma qua sopra è stato toppato. E qui è lo strato originale. Vedi? Questi qua hanno dovuto affrontare delle spese per andare a prendere questo ultimo tipo di asfalto, ultimo tipo di asfaltatura di modella, vedi, ultra liscio, ecco qua come natura crea, vediamo, e sotto che ci sta. Quindi se l'opera è stata fatta, ci sono stati appalti, sono stati lavori, logicamente questi sono stati pagati. E da dove proviene questo asfalto? Ma io non lo so, non me ne intende, però anche un tipo ignorante capisce bene che questa, non lo so se questa da dove proviene, io non lo so. Ecco qua. Se succede un incidente, chi paga? Ti ho collaudato? Ma io penso che non succede incidenti. Adesso fra poco si farà il ponte necessariamente e quindi tutti i mezzi, gli automezzi passeranno tutti qua, anzi ci stanno a passare. Ecco qua, guarda che opera d'arte, che meraviglia, le meraviglie della natura. Come se non esistesse, logicamente, i poveri contadini, che fanno i poveri contadini? I contadini devono passare per forza qua, non è che possono reclamare. E poi sta manutenzione qua non si pulisce niente, nulla di nulla, niente. Guarda se che ci sta qua. Vabbè, mi fermo qua. A Piamonte c'è un pezzo di mio terreno di 415 metri che mi è stato espropriato. Però tuttora, no, sta espropriata mia madre, poi mia madre ha fatto la donazione, il terreno è intestato a me, però c'è una piccola e grave problematica per tutti, non certo per me perché sono braccianti agricolo, non sono coltivatore diretto. Questo terreno, ecco, arriva un'auto, allora tutti quelli che conoscono questa strada praticamente passano al centro della strada, passano qua. Dove, ecco qua, sì, questo è passato dal centro, vedi? E non passa qui perché là, là, guarda qua, è dissestato, vedi? Anche qua ci sta il coso, ecco qua, pure qua, di meno pure qua ci sta, no? Oh, e dove passa? Devono passare qua. Questo invece è un tipo di asfalto, ecco qua com'è, ma sembra pure rustico, non lo so, e ci venessero a fare i carotaggi. Compreso qua, qua sono tutti i pezzetti. Poi io non lo so, io non faccio il collaudatore. Io qui ci transito, sono un cittadino che pago, ho pagato le tasse e a dire la verità io sopra questa variante tuttora ci pago i redditi. Pago i redditi sopra questa variante. Adesso sta per transitare un'altra auto e questa come al solito passa al centro, fa forza al centro. Chi non passa al centro e non conosce la strada, tutti quelli che conoscono la strada passano al centro per evitare pericoli, no? Allora qua quando gela o quando c'è l'acqua, quando c'è l'acqua qua ristagna l'acqua, al momento che ristagna l'acqua che succede? Rischia di sbandare dove c'è l'acqua, la tenuta delle ruote non è stabile, ecco un altro capolavoro strada facendo, vediamo anche qua che c'è. Cosa c'è qua? Qua c'è pure il coso, pure quest'altra bella stratigrafia. Strada facendo, questo va piano forse. Ma certo, io non lo so cosa c'è. Ha salutato. Va piano. Allora, baionicani. Qua abbiamo anche. Vediamo un po'. Una splendida giornata, strade di Pucine, la Maiella, la guardiamo un po', bel panorama a Picenze. E qui sopra abbiamo
anche, come si chiama, la città in Cizio, là sopra. Giriamo il cimitero, qua stanno per transitare altre auto. Guarda, va. Allora, questa qua, io scommetto che passa qua, a cosa passa. Ecco, arrivano le auto. Vediamo dove passano le auto. Da qua si vede. Allora, questa passa qua, passa. Questa non la conosce la strada. Questa sta passando giusto a questa passata. Questa non lo sa. Pure questa, anche questa passa pure qua. Questa non la conosce la strada. Sì. Vedi? Hai visto dove hanno passato? Queste non la conoscono sta strada. Però quando succede un incidente, qua ci vuole il collaudo e soprattutto ci vuole la trascrizione. Conta, collaudo e trascrizione. Se non c'è collaudo e trascrizione, le assicurazioni non pagano. Tutto va collaudato e tutto trascritto.